Assessore, la Puglia e soprattutto la Capitanata rileva comunque che il settore del grano duro è di fondamentale importanza per l'economia. Come si comporta la regione per tutelare questo settore, per anche innovarlo? Beh, la cerealicoltura e il grano duro sono delle, cioè, hanno funzionalità strategiche all'interno del contesto agricolo regionale, quindi è compito nostro, non solo nostro, devo dire, perché grazie a Dio viviamo in un'economia di mercato nella quale non è solo la regione a dover tutelare le produzioni, nella quale appunto comunque noi riusciamo a mettere in campo assieme ai produttori delle strategie che possano consentire anche nel tempo di poter consolidare questo comparto. È un'attività complessa, devo dire che non è un lavoro semplice perché proprio le dinamiche di mercato a cui facevo riferimento prima complicata prevedere le quantità da dover vendere, in molti casi mettono in difficoltà i produttori che oggi non a caso si riuniscono per capire quali strategie possiamo porre in essere assieme. Un pezzo della programmazione arriva ovviamente dalla capacità anche di prevedere le dinamiche del mercato e mi pare che oggi con questa iniziativa ci si stia attrezzando. Dopodiché l'utilizzo dei fondi comunitari può essere una idea, diciamo, che consente di tenere questo comparto in maniera competitiva, ovviamente su misure legate all'innovazione, alle tecnologie, alla promozione, alla commercializzazione e soprattutto ai prodotti di qualità. Una delle tematiche sulle quali stiamo lavorando è legare il territorio, la tracciabilità, quindi con il prodotto. Questo legame forte deve consentire, può consentire di avere produzioni dedicate anche in campo della trasformazione, può consentire di mantenere i prezzi remunerativi rispetto al lavoro e all'impegno degli agricoltori, può fare quindi molto del lavoro che serve per consolidare questo, ripeto, comparto che ha delle ottime potenzialità e che vede in Foggia un centro nevralgico anche a livello nazionale. Si parla ovviamente di PSR, ci sono delle misure mirate per questo comparto? Le misure del PSR sono legate ad attività trasversali, quindi poi ciascun comparto compete, ad esempio nel campo dell'innovazione, della ristrutturazione aziendale, nel campo dell'attività biologica, nel campo delle colture integrate, quindi delle metodologie integrate. Non è diviso il PSR per segmenti in base a ciò che si produce, ma ciò che si produce può essere messo in competizione, quindi tra i vari settori, quindi con altri settori. Questa competizione deve portare alla migliore capacità di un territorio di scegliere le colture e di essere poi competitivo a livello nazionale e ci auguriamo anche internazionale. Le risorse sono adeguate e oggi daremo anche qualche indicazione in più ai nostri agricoltori, sapendo che solo il rapporto combinato tra l'ente pubblico e il privato organizzato può portare a soluzioni a problemi che sono storici e che spesso vengono anche da meccanismi sovranazionali legati ad esempio alle dinamiche delle importazioni, legati alle produzioni internazionali che sfuggono al controllo non solo d'Italia, diciamo, della nazione, ma anche della regione. Oggi si parlerà anche del Canada, il maggiore competitore per quanto riguarda questo settore per l'Italia. La regione Puglia, come si può affacciare a questo grande mercato canadese? Ma la regione può dare una mano ai nostri agricoltori a rendere appetibile un prodotto che ha delle caratteristiche molto buone, a fare in modo che i soldi del nostro piano di sviluppo rurale vengano per esempio destinati solamente le aziende che trasformano il grano pugliese, il grano che viene da una capacità anche come dire, legata alla storia di un territorio, quindi quelle che sono le tradizioni nostre, le tipologie nostre, però è di tutta evidenza che non possiamo bloccare un fenomeno di globalizzazione che non è soltanto legato all'agricoltura, dobbiamo essere bravi a tenere assieme diciamo, tutte le strategie anche di marketing che consentono al consumatore di identificare i prodotti italiani. Dobbiamo mettere le nostre attività al servizio anche di una serie di controlli efficaci per vedere la qualità dei grani che importiamo. Il mix di tutte queste iniziative credo e spero possa consentire a un settore importante di mantenere dei livelli di competitività.